Abbiamo parlato di come interagite fra due batteristi, ora ci illustri un po' tutto questo meraviglioso set. Allora, abbiamo Tama Zijan Evans, ok, o Evans, come dicono quelli giusti del giro. E praticamente il set è una Performer BB e misure sono, attenzione, 12, 13, 14, 16 con la cassa da 22. Questo rullante non mi ricordo assolutamente il modello, ma è un 14 per credo 5,5 in metallo, Metalworks, che suona molto bene. E, piatti Zijan, abbiamo questo ride che addirittura, come vi ho già detto, arriva dall'America ed è quello storico di Live in USA e tutte le compagnie, quindi parliamo di veramente un ride degli anni 74, giù di lì. E, poi abbiamo i crash, sono tutti della custom Rezo o Rezo che sia, quick beat del Charleston e China Oriental trash da 20, okay. Sì. Mentre per l'accordatura, beh, abbiamo G2 sopra e le Black Resonance sotto. L'accordatura in realtà, beh, questa è una roba che cerco di fare sempre io, di avere sempre delle note che cantano, cerco di accordare col mallet, per esempio, se a qualcuno può interessare il sistema di accordatura gualdico, è quello di cercare delle note che abbiano un senso, scala, una certo. Scala, perché suonando molto forte, accordando, è difficile capire quanto suona la pelle di sopra, quanto suona la pelle di sotto, quanto suona il cerchio, invece così è un po' più facile da capire. Certo. Poi abbiamo il set, l'estensione del set, che anche questo è Performer BB, questo ha 10, 12 e 16, 16 in comune, e la cassa da 16, in realtà era un altro timpano che abbiamo adattato, sì. E anche questa, come potete vedere, ha dei suoni, questa ha dei suoni un pochino più, anche questa più o meno il concetto è lo stesso, più di 8. E piatti abbiamo K, perché io devo dire sono un grande fan dei K, quindi sono tutti K, più lo stack sopra per creare un effetto un po' diverso sia dal China che dai crash, certo. Insomma, abbiamo cercato di avere un set unico, come dire, come suonerebbe un batterista con quattro braccia e quattro gambe, invece che pensare, certo, a rifare magari le stesse robe. Una cosa anche che mi viene in mente, avete avuto anche, no, immagino di no, ma avete avuto problemi anche a livello di disposizione, essendo due batteristi diversi, ma, no? Per esempio uno si setta la batteria, sì, con delle altezze. Sì, tendenzialmente questo qua è più il set di Franz, e questo qua è quindi più il set mio. Quindi ti sei adattato, sì, tu? Sì, okay. Io negli anni, per esempio, di solito, vabbè, ho un terzo tom qua, però quando uso solo due tom la mia disposizione è molto, cerco di essere seduto con le gambe parallele senza avere troppe torsioni, con rullante in mezzo e due tom più davanti così, quindi questo è un po' il mio set. E, in realtà Franz che suona comunque parecchi pezzi di là, quindi abbiamo trovato negli anni un po' una via di mezzo, rimane ancora quello che suona il Charleston più alto del mondo, infatti ho trovato, a parte quello, per il resto ci troviamo un abbastanza po' la Dave Grohl. Sì. E questo qua è il metronomiello della Tama, l'RV100, che in questa situazione, ecco, vedete, 98 è la velocità del primo brano del concerto, quindi non lo uso in cuffia. Anche come riferimento, lo uso come riferimento per partire, tanto per partire giusto così, poi è un gruppo, è un genere che vive anche un po' della libertà, sì, sì, sul sì. Tempo. Come potete vedere abbiamo dei grandi monitor, non ci sono in-ear, non ci sono cuffie,
Ok. E c'è un volume da palco bello maschio sicuramente, e vado a dormire sempre con i fischi nelle orecchie. E adesso siamo in sette, quindi comunque abbiamo per esempio 3 postazioni tastiere, perché vedete laggiù c'è il tastierista, ma poi là c'è Lucio Fabri che oltre al violino e alla chitarra suona anche le tastiere, poi qui abbiamo Alberto Bravin che oltre a cantare e suonare la seconda chitarra suona anche le seconde tastiere, Patrick di davanti, quindi insomma è Marco Sfogli qui. Diciamo che il palco è bello pieno di musicisti. Pieno di musicisti. Bello, sì. Molto bene. Sì, basta, direi che abbiamo detto tutto. Bene, grazie infinito. Grazie a voi, di accordo, di ritmi, e ci vediamo presto, spero.